Lì sei abbastanza comoda, sì. Brutto bestiaccio, brutto cognaccio della malura. Umazzi mamma. Lì, hai visto? Cosa è successo qua? Ora ti faccio vedere a te. Questo è un mese, non sono 2 mesi, è un mese. Vedi? Annusa, annusa. Guardala bene. È colpa tua. 200 euro un mese. Mo sei imbarazzato. Buongiorno da Casandrino, Luigi di Donato di Casandrino. L'altro video l'ho tolto, poi lo rifaremo con calma e vediamo un poco. Allora, sul banco TV Grezzo 32 pollici, solito televisore con marca puzzuttata, perché chiaramente la Grezzo non sa nemmeno come è fatto questo televisore. Una marca copiata, non so, venduta, sfruttata, equipaggiata con alimentatore TPMS 3463S PB801, eccolo là. Il televisore non dà segni di vita, ci credo che non dà segni di vita. Guardate un attimo questa alimentazione. Praticamente ha preso fuoco, è esplosa, tutto carbonizzato. Praticamente il solito condensatore che ha fatto una strage, sono sfiammate, praticamente la resistenza di protezione si è comportata come una soldatrice, ha tutta l'alimentazione distrutta. Solita scheda cinese che fa tutto, scheda madre, alimentazione, tutto. Sigla della scheda, non so se si riesce a mettere a fuoco. Ah, io così mi piace. TP.MS3463S.PB 801. Questa è la solita scheda che usano Akai, ma tutto insomma tutta sta fravaglia cinese. Allora, praticamente questo televisore mi è arrivato spento e ci credo. C'ha tutto l'alimentatore carbonizzato, esploso, annerito. Praticamente è sfiammato il condensatore, praticamente si è portato appresso tutti i primari di alimentazione, comprese resistenze di protezione, che ha fatto una sorta di arco elettrico e praticamente ha mandato tutto in fumo, è tutto carbonizzato. Chiaramente in questa situazione è impensabile andare a perdere tempo su una scheda del genere per due o tre motivi. Il primo motivo è molto semplice, cioè significa perdere delle giornate intere per identificare tutti i componenti uno alla volta. È stato anche difficile trovare lo schema, lo taglio, ma è inutile. Oppure preventivare tutta la scheda. Preventivare la scheda chiaramente equivale a comprare il televisore nuovo, oppure c'è il rischio che arriva la scheda anche se si trova d'occasione. A parte questo è un televisore nuovo, un televisore che tende meno di un anno di vita, eppure siete all'Italia. Niente, praticamente questo televisore qua, se andiamo a cambiare la scheda, corriamo anche il rischio di trovare una scheda con configurazione pannello diversa, quindi magari una persona che manda a prendere la scheda intera, la monta, si trova l'immagine capovolta, solarizzato, peggio ancora non si vede proprio. Quindi avrà poi problemi per andare a configurare il pannello, quindi è un rischio che ne vale la pena correre. In queste condizioni, chiaramente, uno pensa di riconsegnare il televisore, chi è che si mette a perdere tempo qua sopra? Qua per riparare questa alimentazione ci vogliono 2 giorni, se calcoliamo la manodopera di un tecnico legalmente inquadrato che perde 2 giorni, una giornata qua sopra, non si compra la scheda nuova, ma si compra 2 televisori nuovi, solo di manodopera, con il tempo che si perde. Io veramente in queste condizioni avevo richiuso il televisore perché chiaramente non è assurdo andare a lavorare su una scheda del genere. Però poi che cosa ho fatto? L'ho richiuso anche per un semplice motivo, perché ho visto che è stato molto molto complicato trovare lo schema elettrico. Quando l'ho trovato addirittura non ci sono i valori dei componenti, c'è cioè il numero di posizione ma non il valore. Però ho visto che c'è un'alimentazione abbastanza semplice, c'ha solo 2 uscite, una 12 volte. 12 volte qua in uscita e poi ha l'alimentazione del driver dei LED, sempre, non c'è sistema, sempre sui 12 volt, 12-15 volt. Allora che cosa ho pensato di fare? Ho pensato di farlo diventare tipo Samsung LG, quei modelli nuovi che hanno fatto, pure qualche altra marca con alimentatore a bassa tensione, cioè cercare di ragionare, di andare a sfruttare. Cioè di andare proprio ad escludere tutta l'alimentazione, anche perché non si può cambiare qua tutta l'alimentazione, si deve per forza cambiare tutta la scheda, di andare a montare un alimentatore 12 volte, andare ad alimentare sia il driver dei LED che tutto il resto,
almeno calano da 12 metri a tensione di riferimento, 12 volte, con 12 volte, un alimentatore esterno, vediamo un po' se va, vogliamo provare, proviamo. Anni 82K, pin 1 e massa. Sei su scherzi a parte, quello qui sta venendo pure SDA, ma secondo più così i soldi. Buongiorno, piano piano, non tombra la porta che c'è un piccolo scompenso economico. 110,60 euro. Ah, buon, la giocavate, eh. Niente di grave, Aniello Nicoletti che voleva sapere come inibire la protezione su un Samsung 22 pollici per capire se il trasformatore sono le lampade che non vanno. Questo è tutto, io ho tutto segnato qua. Boh, che cazzo stavo dicendo, non mi ricordo più. Ah, ho fatto niente, allora stavo dicendo, andare a perdere tempo qua non vale la pena. E vado a andrò a connettermi proprio sull'uscita dei 12 volt e VBL all'alimentazione dei driver dei LED. Così andiamo ad isolare tutta la zona carbonizzata qua. Quindi da questo punto in poi sul secondario alimentiamo con un alimentatore esterno a 12 volt. Abbiamo un assorbimento di 65 watt da quello che ho visto sullo schienale. Quindi 5-6 ampere va bene. E vediamo un po' se possiamo risolvere così. Almeno facciamo come ha fatto Samsung LG su alcuni apparecchi, che ha messo l'alimentatore esterno. Così almeno possiamo vedere di recuperare questo apparecchio, altrimenti andrà all'isola ecologica. Lì, mangia da chi sti, vieni qui. Puzza che ne poca chi sti. Aglio, vedi qua, LP. Vieni. LP Market. Ecco qua, vieni qua. Lì, sei numero uno. Sei numero uno. Poi ti porta a conoscere Zampa. Va Zampi chi è? bene? Zampa. Allora, in pratica adesso che cosa facciamo? Andremo a creare una presa per i 12 volt, quindi alimenteremo il televisore a bassa tensione con i 12 volt con un alimentatore esterno. Quindi dobbiamo solo creare la presa per i 12 volt con i due cavetti che vanno negativo e positivo sull'entrata sul secondario. Maggior numero dei componenti SMD addirittura li porta sotto il radiatore. Tutto sfiammato, anche le piste, tutto a posto. Andiamo a togliere il cavo di rete. Più alimentiamo il televisore a bassa tensione. Abbiamo creato appunto un ingresso per i 12 volt andandoci a connettere, come già abbiamo detto, sul secondario, cioè ai capi di DB102 e DB103 e poi DB101, cioè l'alimentazione della scheda madre e del driver dei LED, isolando tutto il resto. Chiaramente la connessione viene fatta all'uscita di diode, non è in entrata, altrimenti se andate in entrata andrete a chiudere a massa tramite il trasformatore di alimentazione. Quindi dopo i diodi isoliamo bene la zona. Allora, che sia la soluzione? Boh, due erano le cose: o rottamare il televisore o comprare la scheda madre, quindi significava comprare il televisore nuovo con il rischio che magari anche da quando non andava bene, oppure perderci 2 giorni sopra ed impazzire su questi componenti. Vediamo un po' come va. Questa è l'entrata, questo è il trasformatore switching 6 A. Mettiamo la spinetta, lo spinotto, accendiamo e vediamo un po' la situazione. Allora, LED rosso acceso, non so se si vede, è diventato verde, la funzione non manca mai. Grezzo. A proposito, dobbiamo mettere l'antenna perché dobbiamo vedere se si vede e se si sente. Oggi è tutto così, occupata te, hanno un regista, montaggio. Doppi saldi, 50% di sconto più fino a un ulteriore 40. Risolto. Coloretto che diventa un vero netto a 699 euro. Ecco Richiamo qua. relax elettrico Alimentatore esterno, come alcuni LG, su alcuni LG e su alcuni apparecchi Samsung. Quindi un domani che si rompe l'alimentazione, si cambia solo l'alimentatore e non si interviene più sulla scheda. Teniamolo in prova una giornata e vediamo un po' come va. Adesso tutta la zona è innocua, posso anche mettere le mani sul primario, non succede niente perché l'alimentatore è a bassa tensione. Questo è tutto, Luigi di Donato. Ehi, 200 euro mi comprare 2 cani nuovi, che te porto se non bene. Ovviamente, visto che c'è lo spazio, potrei anche mettere un alimentatore slim a 12 volte interno, però poi diventava più pericoloso, insomma è sempre meglio tenere un alimentatore a norma esterno a 12 volte e andare ad alimentare esternamente il televisore.
va buono. Questo è tutto. Lui, poi muzzicaio, 200 euro. Dando dalla Cina sono arrivati altri componenti per il kit Philips. Sono resistenze in SMD. Queste qua, ma mi servono le ultime. Le ultime, poi metto il kit in vendita. Ok, perché di no? Tutto bella, spasa, vita da cane. E io qua che con questa ignobile farsa per andare avanti. Guarda poco qua da terra. Signore e signori, ci sentiamo la prossima settimana. Con quel video che ho tolto, lo rimetterò, lo farò in modo più accurato, va bene? Buona giornata. Come ha fatto pure Samsung su alcuni apparecchi, eccola qua, questa è l'entrata, però Samsung LG usa 19 volt con alimentatore esterno, come si evince sulla etichetta qua, mentre il mio invece, quello è l'alimentatore 19, il mio invece va 12 volt. Qual è il vantaggio? Il vantaggio che innanzitutto è molto più semplice poi reperire eventualmente l'alimentatore. Il secondo vantaggio, si può anche usare in campeggio con l'alimentazione a 12 volt. Proviamo, vediamo un po' la situazione. Alimentazione, antenna, LED rosso, LED verde. Posto. Certo, l'arrivo dai faraglioni, eh. Al timone, non male. Con una crema? Con una crema mascarpone. Questo è tutto, Luigi, titolato di Casandrino.